Buongiorno, buongiorno. Qui siamo a scuola, alle prese con questo piccolo bimbo che non ci vuole andare. Oggi è una bruttissima giornata, il bambino ha anche dormito poco, eppure io perché mi chiamava. Eccolo! Mettiti la cuffietta, stiamo scendendo. Ha una partita in cella e quindi noi ora andiamo. Ciao! Ragazzi, sto uscendo. Mi ha chiamato il falegname, contrariamente a quanto mi aveva detto inizialmente, ovvero che i comodini sarebbero stati pronti lunedì, sono pronti oggi che è sabato, e quindi sto andando immediatamente a ritirarli. Eccoli qua. Che belli. Eccoci qua, vedete i piedini quanto sono carini. Adesso devo finire di sistemare il comodino, ovviamente lo devo ridipingere e poi andrò a metterci gli specchi. Questa giornata non poteva andare meglio di così. Adesso così il comodino non dice niente, però vedrete dopo, vedrete. Allora, intanto sto preparando la minestra di piselli e adesso andrò a prepararmi anche la mia. Allora, ho rimesso i comodini in camera per il momento perché fuori piove, come potete vedere. E non mi si asciugherebbero, quindi non li posso dipingere. Però guardate, no, vabbè, sono troppo contenta. Sono troppo bella, hanno cambiato aspetto completamente. Ora dovrò prendere le misure e dovrò chiamare il vetraio perché mi devo far fare gli specchi, però prima li devo dipingere. Una volta dipinti, incollerò gli specchi e poi questo specchio qua andrà ovviamente appeso qua in alto perché dovrà stare al di sopra del comodino. Sono troppo felice, la mia camera incomincia a prendere forma, insomma, a prendere la forma che io avrei voluto dargli sin dall'inizio, ma che non ho potuto fare. E quindi non vedo l'ora. Adesso aspettiamo. Come vedete, ho fatto anche togliere le vecchie maniglie dai cassetti che erano attaccate in questi buchi e ho fatto fare un terzo buco centrale perché andrò poi. Il comodino era nuovo. Ovviamente, visto così, non sembrerebbe, ma qui ho passato male la pittura perché era la prova che stavo facendo. E dicevo, ho fatto fare il terzo foro perché poi sostituirò le vecchie maniglie con queste che ho comprato. Con queste qua, che sono meravigliose. Ora mi rendo conto che me ne manca una, devo capire che fine ha fatto. Andiamo a cercare la maniglia. Però questa andrà messa qua. Vedete? Questa andrà attaccata qua e il comodino si aprirà così. Bellissimo, sono troppo, troppo felice. E niente, alla fine ho fatto un pisolino. Abbiamo dormito poco, il bambino si è svegliato tantissime volte, quindi io ho messo le tante a lui e ci siamo svegliati praticamente ora. Stiamo guardando un film di Natale. Il marito è là che fa qualcosa in cucina, non ho mai capito cosa. E niente, oggi serata di totale relax. Ok, ci siamo tutti? O quasi, mia figlia è rimasta lì. Siamo tutti col pigiama. Apriamo i cassetti. Vediamo che cosa è successo qua in questo armadio. Forza. Apri. No, 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 i cassetti. Anche i bambini al contrario, vabbè. Questo armadio mi tocca sistemarlo almeno una volta a settimana. Allora, qua non si vede niente. E non capiamo. È tutto a posto. Boh, trovato. Era la barra messa qua. Senso.
perché altrimenti i cassetti cadono. Qua fatto. Però si gira, bisogna fissarlo. Ecco qua. Tutto è tornato alla normalità. Qua abbiamo messo tutto a posto. Eccola qua, la barra. Questa qui l'abbiamo fissata per bene. E così si può richiudere benissimo il cassetto. Qui non c'è più, però ci sono dei vestiti, perché questi qua abbiamo visto che a mia figlia non stanno più, quindi ovviamente li toglieremo. Questa maglietta è una maglietta macchiata ed è da buttare via. Questa roba invece è roba pulita, che lei a lei non sta più, quindi la regaleremo perché è roba nuova. Qua che cosa c'è? Ah, mi sembrava fosse macchiata, invece no, il riflesso dell'etichetta sotto. Ok, quindi questa da buttare, questa è da tenere, e qui diciamo che siamo a posto. E poi cosa è successo? Allora, dopo che ho sistemato l'armadio, mi hanno chiamato i miei e sono venuti a cena qua. Abbiamo preso le pizze, quindi abbiamo mangiato le pizze, poi ho preparato un dolcino buonissimo greco con la Nutella, la pasta filo e la Nutella, una cosa spettacolare, troppo buona. E poi ho incartato i regali per i miei nipoti, gli ultimi regali che erano rimasti, anche se deve arrivare ancora quello di mio suocero e quella dei miei cognati, e poi direi che come regali ci siamo a posto. E mio marito adesso è sceso a portare il cane, i bambini stanno guardando un film di Natale. Io sono venuta a mettermi il pigiama perché mi sono cambiata, perché sono stanca e non avevo più voglia di stare vestita. E quindi adesso niente, mi guarderò anch'io il film. Questa è stata tutta la mia giornata di oggi. Niente di particolare, però tante piccole novità, insomma, qualcosa l'abbiamo fatta. Bene, io con questo video terminato vi ringrazio tantissimo per avermi guardata. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!